L'elezione di Lai Ching-te alle presidenziali che si sono tenute a Taiwan è una buona notizia per l'Unione Europea. La disponibilità del nuovo leader di Stato ad approfondire i legami commerciali con i partner democratici più vicini nel mondo ben si adatta agli interessi comuni che le due economie condividono e alle relazioni che coltivano da tempo. Ma lo status politico di Taiwan resta una patata bollente. Nessun paese europeo riconosce Taiwan come Stato sovrano e indipendente e l'istituzione di relazioni diplomatiche ufficiali con l'isola in cui si rifugiarono le forze sconfitte della guerra civile cinese nel 1949 sarebbe un affronto diretto al governo di Pechino. Standing firm with Taiwan is the best way to de-escalate the tension in the future because appeasement or a remoteness at this moment only encourages Beijing to escalate the situation. It's the support, the firm support from EU and member states, not only for Taiwan, but I would say for also for Europe's interest, but also at the higher level for the global prosperity and security. Il Parlamento europeo ha chiesto più volte a Commissione e Consiglio di procedere alla stipula di un accordo bilaterale sugli investimenti con Taiwan, seguendo la mossa dell'amministrazione Biden negli Stati Uniti. L'apertura dei negoziati avrebbe però incrinato le relazioni con Pechino, che considera Taiwan una sua provincia. E mentre l'argomento resta un tabù, gli esperti hanno più volte rimarcato i progressi più silenziosi che denotano già da ora un rafforzamento delle relazioni tra l'Unione Europea e l'isola. We've had some visits, primarily from parliaments, delegations visiting Taiwan, and then we've also seen some more careful ties at the ministerial level, where for instance ministries went to Taiwan to talk to their Taiwanese counterparts. And I think it's particularly these smaller corporations establishing ties and making sure that Europe is invested in Taiwan, where I see the most benefit and the most potential for having closer ties between Europe and Taiwan. L'apprezzamento per l'esito elettorale segue un filone ormai rodato a Bruxelles, che impegna l'Unione Europea a mantenere legami bilaterali con Taiwan, pur costringendola ad astenersi dall'esprimere riconoscimento politico. Un test che si inserisce nella più grande ambizione dell'Unione di imporre una sua strategia per l'Asia, a prescindere dal nome del presidente di Taiwan.